Ciao, sono Matteo Lavezzini e prima di iniziare vi invito a mettere like, iscrivervi al canale e attivare le notifiche. In cambio del vostro supporto ho preparato il codice LAVEZZINIFLY10 per il 10% di sconto da utilizzare sul sito lavezzinifly.it che trovate in descrizione qui sotto. E inoltre vi ricordo che se al momento del vostro acquisto aggiungete anche un paio di mosche artificiali, almeno un paio di mosche artificiali al vostro ordine, ne riceverete altre due in omaggio. Mi è scappato un anche perché oggi cambiamo l'intro, infatti ho aggiunto una nuova promo per voi che seguite il canale e supportate il canale. Infatti, se leggete bene la descrizione, che nessuno legge le descrizioni dei video su YouTube, ho inserito una nuova promo che è quella dello sconto 30, anziché solo il 10 per mettere like, seguire e iscrivervi. C'è lo sconto 30 per chi si abbona. Per gli abbonamenti, ad oggi che sto registrando questo video, non si riesce a fare da iPhone. Da iPhone quasi non esiste neanche la possibilità di abbonarsi a un canale YouTube, ma bisogna farlo da computer e dovete avere un account YouTube, un profilo YouTube. Poi da computer, se entrate dentro il canale Lavezzini Fly, c'è il tasto abbonati. Se vi abbonate, c'è Lavezzini Fly Plus Video. Vi abbonate al canale, una volta che vi siete abbonati mi contattate su WhatsApp, che vedete il numero nei contatti sul mio sito, e dite: mi sono abbonato, nome e cognome, io verifico che il nome e cognome sia abbonato e poi vi creo un codice esclusivo solo per voi personale di durata e utilizzi illimitati. Quindi questo cosa vuol dire? Che se vi abbonate e restate abbonati per sempre, avete per sempre questo sconto qui riservato solo a voi, quindi se mi date il supporto a vita, abbonati a vita, avete lo sconto 30 a vita. Quindi poi vedete voi, insomma, io più di così non so veramente cosa fare. In ogni caso, ora iniziamo subito con il video di oggi. Il video di oggi è dedicato al Trout Streamer Kit, ovvero il kit di mosche artificiali di streamer dedicati alla pesca alle trote. Trote e salmerini, trote che siano fario, eridee, ibridi, marmorate, salmerini, li ho già detti, e poi questo è il Trout Streamer Kit. Esisterà poi, se vedete tra i kit, e poi uscirà appunto anche il video, esisterà il video, ci sarà anche il Big Trout Streamer Kit, quindi se in questo qui dite: ah, ma dici tanto lo Streamer Gold e poi non c'è nel Trout Streamer Kit, sì, perché quello è nel Big Trout Streamer Kit. O se no lo potete trovare da solo. Nello Streamer Kit ci sono artificiali più piccoli, sono 6 artificiali, uno per ogni modello, in questo caso, come da foto che vedete nel kit, e anche del kit c'è il link nella descrizione qui sotto. Gli artificiali sono di misure dal 10 al 6, che c'è anche il Big, l'ho detto, sono artificiali che vanno bene per trote dal lago al fiume. Si possono utilizzare con attrezzature specifiche, quindi canne coda 6, coda 7, coda 8, dopo coda 9, coda 10 anche, ma appunto ci sono altri streamer per quelle canne per andare a insidiare anche altri tipi di pesci. Quindi io vi direi che questi streamer, appunto, nessuno vieta di usarli anche con una 9, una 10, ma sono magari l'ideale, sono l'ideale per canne coda 6, 7, 8, 9, no, 6, 7, 8. Dopo si possono utilizzare benissimo anche con canne tuttofare, visto che chi segue i video me lo chiede spesso. E quindi anche con canne tuttofare, una canna, sono tutti streamer che si lanciano tranquillamente con una canna coda 5, una coda 4, poi più si scende con le code, cioè si va verso canne code per la secca o addirittura poi per la ninfa, sono tutte canne meno specifiche per lanciare questi streamerini che adesso ci sposteremo e li andremo a prendere. Negli appunti che mi sono fatto vi ho detto un po' tutto, per iniziare, tra trote che vanno bene anche per i salmerini, mi sono appuntato anche che vanno bene anche per altri predatori, perché ci sono certi streamer che si possono utilizzare benissimo anche a bass, cosa mi viene in mente, anche aspi, persici. Dopo, se avete in mente altri predatori che ora non mi vengono così su due piedi, però sono appunto streamer ibridi, ecco, che si possono utilizzare anche in altre situazioni, non sono legati solo alla pesca della trota. Ecco, questo magari lo dico sempre per chi si avvicina per la prima volta a questo mondo. E
Direi che ho detto tutto, quindi andiamo a prendere questi sei artificiali e poi torniamo qui e li commentiamo insieme. Allora, eccoci qua. Abbiamo Zunker beige, Zunker brown, black and gold, eccolo qua, black gold. Il DF Wiggle, devo reintegrarli, è l'ultimo. JP Charge Special e UV Black, eccolo qua, UV Black. Ci siamo, torniamo al tavolo e li commentiamo. Eccoci di nuovo qui, abbiamo i nostri Zunker Beige, Zunker Brown, Black Gold, DF Wiggle, JP Char Special e UV Black. Ok, ci sono tutti, sei streamer, tutti diversi. In questo caso ho scelto di, anziché come i kit di ninfo, kit sec dove sono meno due per tipo, qui ho scelto di metterne uno pair perché di solito la pesca streamer già si pratica magari un po' meno. Poi con un artificiale dura molto di più di una ninfa o la secca, si rischia molto meno di perderlo, dura molto di più a livello di consumi, quindi ho scelto di metterne uno per. Poi chi ne vuole uno in più, due in più, qualcuno in più, li può aggiungere al carrello singolarmente i modelli. Partiamo dai due Zonker intanto, Zonker beige e Zonker beige, dico giusti, Zonker beige e Zonker brown. Ho scelto di mettere due streamer che sono ottimi, che ora voi vedete così molto voluminosi, dite: ma cos'è quella roba lì, quella massa di peli? In realtà quando sono bagnati, cioè io adesso faccio così, ma in realtà è metà di quello che state vedendo adesso praticamente come sottigliezza, cioè una volta bagnato, quando lo recuperate, che lui, cioè è così, proprio sembra come cosa di proprio imitare un pesciolino, un piccolo pesciolino, un piccolo topolino, una piccola sanguisuga, non mi veniva il termine. Dicevo, sono due proprio in modo da avere due colorazioni completamente diverse, una chiara e una scura, entrambe molto anche naturali, in più c'è che la chiara ha la pallina nera, proprio sempre per il discorso di due contrasti, mentre quella colorazione scura marrone ha la pallina arancio, in modo da avere anche un artificiale da utilizzare in caso di acque velate o un po' più torbide, un po' più velate. E quindi è proprio questa anche la differenza, cioè questo magari sole, luce, acque un po' velate, mentre invece questo acque un po' più pulite, momenti di ombra, ecco un po' queste due sono un po' le condizioni diverse tra i due. Poi abbiamo il black and gold, sì, black gold, l'ho chiamato così perché è tutto nero con la testina dorata, e che è un artificiale tra questi il più pesante, in modo da avere anche qui un'altra possibilità, un altro jolly, un'altra carta. E questo, adesso voi tramite un video non si capisce, ma è molto pesante perché ha una pallina del 5,5 in tungsteno, molto semplice, dritto, con la sua codina in craffur, che anche questa una volta bagnata si assottiglia e poi si muove. E potete utilizzarlo recuperandolo oppure anche pescando, diciamo, jigging, cioè sotto la punta della canna, quindi questo si può utilizzare molto bene anche con una canna tuttofare o anche una canna da ninfa o con anche una ninfetta sopra se volete per sondare bene le buche, anche le buche più profonde. Poi c'è il DF Wiggle che come composizione, diciamo, centrale è come il Black Gold ma con una pallina più piccola, quindi è sempre il corpo di cinghia e poi ha la Wiggle Tail, misura XS Silver, piccolina, che si stende, infatti voi vedete questo streamer così, ma quando lavora è uno streamer che è lungo più del doppio in realtà, vedete come diventa, c'è scritta la lunghezza in centimetri esatti sul sito e dentro al modello, e è uno streamer questo ottimo per pescare in fiume, quando già c'è la corrente a scendere, che lo si recupera, e solo la corrente, ancora senza anche recuperarlo, tenendolo fermo in corrente, la codina gira e crea movimento e interesse per le trote, quindi già funziona anche solo toccando l'acqua e muovendosi, già le trote gli possono dare ancora prima di recuperarlo. Poi abbiamo il JP Char Special, che è Char Special, cioè speciale per i salmerini, perché era nato lì per i laghi alpini, i salmerini, eccetera, ma si può usare benissimo anche per le trote. Comunque diciamo che l'alta quota è dove dà il meglio questo streamerino.
per appunto trote e salmerini, molto semplice anche qui con Ciniglia Craffour, con la sua pallina fluo Chartreuse, uno streamer sull'otto, vado anche qua a memoria, che si adatta sia per la pesca in fiume che in lago. E poi per finire abbiamo un semplicissimo ma altrettanto efficace UV Black, non voglio sbagliare con i nomi, che è un semplice streamer, anche questo lo vedete molto gonfio, ma una volta bagnato si assottiglia, no? Si assottiglia, sembra anche lui un piccolo pesciolino, sanguisuga, può somigliare a parecchie cose, e che va bene per le trote, ma anche lui ha la sua polivalenza a poter essere, per poter essere utilizzato per, oltre che i salmerini, anche per i bass, persici, aspi, namo del 10, pallina del 3,5 silver, streamerino nero che per le trote va bene in fiume e in lago, e quindi anche questo non poteva mancare, è una selezione proprio completa. Direi che è tutto, lasciate un commento qui sotto se questo video vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se avete domande, curiosità, argomenti. Grazie per averci seguito, mettete like, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!